www.redigio.it e la storia continua. Sant'Antoni dal Purcell. Sant'Antonio continua a essere un nome molto diffuso. Già, ma quale dei due storici santi con il nome di Antonio si riferisce? A Milano, dopo una presentazione, capita ancora di sentirsi chiedere: Sant'Antonio de Padua, Sant'Antonio de Padova o quel del Purcell? Il Sant'Antonio, comunemente chiamato detto del Maiale, è Antonio Abate, ma pochi riconoscono il motivo per cui il venerato uomo debba essere associato alla figura suina. Tutto nasce dal fatto che la medievale chiesa di Sant'Antonio Abate, ristrutturata alla fine del Cinquecento, fu il centro dell'ordine antoniano, dedito alla cura e di un fastidioso quanto diffuso malanno, l'herpes zoster, per l'appunto, detto fuoco di Sant'Antonio. La chiesa, che prestava tale pubblica assistenza fin dal 1127, assunse la qualifica di un vero e proprio ospedale e per autofinanziarsi allevava maiali dai quali ricavava il grasso che, applicato sulla parte infiammata, ne leniva il dolore. Tali porci, protetti anche dai visconti, avevano l'autorizzazione di circolare liberamente per le vie e piazze della città, essendo da tutti rispettati e riconosciuti a vista, grazie a una I marchiata sui quarti posteriori. Chi li avesse maltrattati o se ne fosse impossessato avrebbe subito delle punizioni severe. Da qui la tradizione popolare di rappresentare Sant'Antonio Abate con accanto l'immancabile porcellino, e dato che guariva il fastidioso fuoco, qualcuno vi aggiunse anche una fiamma, cosa quest'ultima che indusse molti all'errata convinzione che Antonio Abate proteggesse dal fuoco di combustione. www.redigio.it e la storia continua.